Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, in questo video voglio andare a provare insieme a voi dei prodotti che vi avevo già fatto vedere nel video haul degli acquisti che ho fatto a Verona, di cui metterò il link qui da qualche parte del video. Però prima di iniziare voglio farvi vedere questo top che sto indossando in questo momento. Eccolo qua. L'ho acquistato questo inverno da Lidl e appartiene a quel trio di canotte che mettono spesso in offerta. Erano in offerta anche la settimana scorsa a 7,90 euro. Allora, io questo inverno le ho utilizzate tantissimo sotto le magliette, sotto i maglioni. Mi ci sono trovata più che bene, cioè non pensavo di avere una qualità così alta. Comunque dall'intimo di Lidl. E le ho prese di tutti i modelli, ce l'ho così, con le fasce un po' più larghe e quelle con il pizzo qui nei bordi. Allora, è fatto in questo modo, così. Avanti non è molto scollato, è lunga, non so se riesco a farvi, cioè, è così. È lunga, non è corta. E la sto sfruttando, diciamo, anche così durante questo periodo perché sono molto fresche, sono molto leggere, non sono molto appiccicose, cioè non c'è niente di sintetico, cioè sono molto confortevoli e ve le consiglio. Però iniziamo subito con il video. Allora, nel video haul, appunto, vi avevo fatto vedere che ho preso questa pochette della Garnier. Eccola qua, all'OBS, su Via Mazzini, perché se andate a Verona, su Via Mazzini, c'è questo enorme OBS dove c'è un reparto tutto dedicato per la cura della persona. E quindi avevo trovato questa pochette della Garnier a 9,90 euro, se non mi sbaglio, non mi ricordo con esattezza il prezzo. E dentro ci sono, c'è questa maschera 3 in 1, che fa da maschera, detergente e scrub per i punti neri. È famosa, ci sono, la vedo anche spesso su Instagram e su Facebook questo spot. E poi questa maschera in tessuto che è quella che voglio provare adesso con voi. È una maschera in tessuto nera, è per pelli normali e miste. Effetto matte, purifica ed idrata, una maschera, una settimana di trattamento. Allora, in sostanza, si deve prima pulire la pelle del viso, dopodiché si applica questa maschera qui, questa maschera in tessuto, la si deve far ben aderire alla pelle del viso, dopodiché la si deve far agire per 15 minuti. Dopo, una volta passati questi 15 minuti, si toglie, poi dice di utilizzare un dischetto di cotone per rimuovere il prodotto in eccesso. Per completare questa routine, si può utilizzare questa maschera qui, così si ha un effetto maggiore di quello che ha fatto la maschera. Allora, voglio iniziare subito anche perché questa qua è la prima maschera che utilizzo. Me ne sono arrivate altre due, se non mi sbaglio. Sì, da un sito coreano, di cui presto vi voglio anche parlare, di quelle maschere le voglio provare insieme a voi. Allora, io mi devo sistemare un po' i capelli perché così non posso fare niente. Io ho già pulito la pelle del viso così per fare prima e niente, ora la apro. Apriamo la maschera. Oddio, è uscito qualcosa. Vediamo com'è. Che buon profumo! Allora, questa maschera è effetto matte, tè nero più LHA più acido ialuronico. Allora, vediamo. Oddio. Aspetta. Oddio, posso farcela. Eccola qua la maschera. Spero di non far danni.
tutta piegata, penso, in quattro. Ora devo trovare. Ecco. No, spero di non fare casino. Allora. Questa è la parte degli occhi. Aspetta, non so come la devo mettere io. Aspetta, muovere un po' lo specchio. Devo fare. Oddio. Ah, un po' profumo comunque. Bisogna stendere bene, ma devo evitare il contatto con gli occhi, ora succede qualcosa. Stendiamo bene, vediamo un po'. Allora, adesso l'ho messa e tra 15 minuti la devo togliere. Eccola qua e vediamo insieme il risultato. Ora stoppo e ci vediamo dopo. Allora, eccomi qua, sono aggiornata. Sono passati più di 15 minuti, l'ho voluta tenere un po' di più, circa 10 minuti in più. Non lo so, forse a questi 10 minuti in più fanno la differenza. Spero che si riesca anche a capire qualcosa di quello che sto dicendo. Prima di togliere la maschera, vi volevo dire che se utilizzate appunto questa maschera dovete stare molto attente al contorno occhi. Qua, alla punta, mi sento un po' tirare, mi sento un po' di fastidio, però non è nulla di grave, anzi. Cioè, è tutto sopportabile, solo un leggero pizzichio. E nel complesso sento solo leggermente, ma solo leggermente, la pelle tirare. Adesso la togliamo insieme. Vediamo un po'. Piano piano. Oh, eccola qua. Sulla confezione, tra le istruzioni, c'è scritto di togliere il prodotto in eccesso con un dischetto di cotone. E io ho preso il dischetto di cotone, ora lo tolgo. E per avere una maggiore idratazione bisogna utilizzare questa maschera qui. Adesso voglio utilizzarla, però non la voglio tenere tanto perché è tardi, devo andare a lavorare. La metto giusto così. Massaggio un po' la pelle. Vediamo un po'. Non voglio andare a sciacquare perché non dice di sciacquare, almeno così. No, non dice di massaggiare con delicatezza il prodotto in eccesso oppure utilizza un dischetto di cotone. Niente, non vado a sciacquare, dice solo di massaggiare delicatamente. Ora vado ad utilizzare questa maschera qua, ma solo così in maniera superficiale. Ora voglio far stare tanto tempo. Vado a fare un leggero scrub. Ecco, la maschera si presenta in questo modo, è leggermente grigia. Si sente proprio che è uno scrub. Non ne metto troppa perché ne basta la quantità che ho preso. Mi sto vedendo dal telefono, non sto vedendo niente allo specchio. Ora metto un po' qua. Massaggio un po'. Anche questa maschera un po' un profumo, mi piace tantissimo, anche se io non sono molto costante con i prodotti per il viso. Adesso mi brucia un po' la pelle, ma forse perché deve essere dovuto alla maschera, non è per lo scrub.
e la vado a sciacquare. Ho cercato di togliere la maschera, anche se è molto difficile toglierla velocemente, però ce l'ho fatta. Sto togliendo un po' con l'asciugamano. Allora, che posso dire? Devo dire che adesso mi sento la pelle del viso tirata, me la sento molto più fresca. Il contro è che mi brucia un po' la punta dell'occhio, ma sono stata io che ho sbagliato, dovevo evitare appunto il contorno occhi. Mi sento molto fresca, la pelle appunto tira, mi piace la sensazione che ha lasciato la maschera e anche con lo scrub devo dire che ha fatto tanto. Secondo me se utilizzate la maschera e lo scrub si ottiene una maggiore efficacia di quello che avete fatto con la maschera, appunto. Non lo so come andrà più in là perché adesso vado a lavorare, quindi il caldo e tutto il resto, però devo dire che appunto mi piace la sensazione che ha lasciato la maschera. Sì, mi sento la pelle molto liscia perché qua sulla fronte ho il problema della pelle lucida. Mi piace, sono molto soddisfatta. Peccato che solo una, non lo so dove poi si trovano le altre perché qui da me nel supermercato vicino a casa non le vende queste maschere. E niente, è un po' appiccicosa, ma forse perché non sono stata attenta nel sciacquare bene la pelle. E niente, spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. È tutto qua. Il video è finito e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!